Con gli acquisti di gennaio si torna a parlare di chili di cubetti, chili. Carissime amiche e carissimi amici amanti dei fumetti, ben ritrovati a questo nuovo video acquisti. E a gennaio, come era prevedibile, come avevo previsto, come vi avevo anche predetto, è sicuramente il ritorno a dei giga acquisti. Ma dobbiamo fare un disclaimer. In realtà, questo che è arrivato, che adesso presto vedrete, è soprattutto il grande pilone, cioè che è contenuto nel giga scatolone, sarebbe dovuto essere arrivato prima, sarebbe dovuto essere materiale proveniente da Lucca, perché sono stati tutti questi sono acquisti effettuati a Lucca. Avete presente che nel video acquisti su Lucca vi avevo detto: guardate, ce n'è tanta, perché ce n'erano delle montagne già così, ma non dico il grosso, però una parte massiccia, consistente, presa sé stante, è la più consistente di tutte. Doveva arrivare a dicembre, poi impegni dell'editore che doveva fare l'spedizione, impegni personali, impegni insomma di chi mi seguiva per far arrivare tutta la merce, e soprattutto ho atteso, visto che doveva essermi spedito, fosse arrivasse tutto, non fare 20 spedizioni che non serviva a nessuno, tanto non avevo fretta adesso di leggerli con le mie pile delle vergogne che ho, e quindi è arrivata solamente a gennaio. Però è arrivata tutta, conteneva anche qualche cosa che ho già rispedito agli amici Igor, Iaio e Lara, che hanno partecipato al Giga Acquisti, e quindi è già tutto sistemato. Questo per dire che probabilmente prossimamente, anche come potrete notare nei prossimi acquisti, è probabile che ci siano spesso e volentieri alti e bassi marcati, cioè a mesi in cui, come in questo ad esempio, poteva arrivare un quantitativo tutto sommato modesto di fumetti, perché mi limito agli acquisti di edicola, a recuperi qui e là sporadici di cose un po' un filo più datate, e come sapete, come vedete, quando ci sono degli recuperi importanti accumulati durante l'anno, come nel caso di altri, magari senza per forza aspettare Lucca, ma in occasioni di sconti importanti, ci saranno le grandi moli che sbarcano e arrivano tutto in uno, così come ad esempio siamo ancora in attesa della grande mole di quello che sono i regali di Natale. Anche qui abbiamo un filo di delay, ma non ci preoccupiamo, arriveranno. Detto questo, quindi procediamo, direi, a guardare i video acquisti. Allora, ve lo anticipo già, la parte di questo video acquisti si concentrerà appunto su ciò che sono stati gli acquisti veri e propri di questo mese, e li analizzeremo nel dettaglio più questi. Questi ve li mostro singolarmente, ma velocemente, perché proprio perché è un dettaglio specifico dedicato, lo anticipo già, e magari chi mi segue lo aveva già recepito, dell'editoriale Cosmo. Quindi questo è tutto materiale editoriale Cosmo, che ovviamente comprende al suo interno anche Nona Art, Alessandro Editore, eccetera eccetera, però tutto francesi, americani, tutto quello che è contenuto qui è dedicato a quelle, quindi una singola spedizione, un singolo giga acquisto fatto a Lucca, che tratterò nel dettaglio in un video a parte, perché altrimenti anche solo già questo video, già questo sarà infinito, però aggiungiamoci anche questo, diventava una vera e propria odissea. Tra l'altro ci sono cose particolarmente interessanti che meriteranno alcuni approfondimenti ulteriori anche qui. E allora partiamo subito, perché abbiamo già fatto, mamma mia, 5 minuti di introduzione, shame on me. Allora, partiamo subito con un botto. Per me è un botto, per voi magari non lo sarà, per alcuni di voi che mi hanno seguito più o meno lo stato, lo sta essendo, lo è partito qualche momento prima. Cosa mi sto riferendo? A raccolta Scorpio. Cosa c'è di particolare quindi in questo raccolta Scorpio, che insomma non è, potrebbe sembrare nulla di che, è una cosa che si vede, quasi tutti spero che voi la conosceranno. Beh, allora, il motivo per cui è importante è che appunto io inizio con questa raccolta, inizierò da qui a prendere
mensilmente tutti raccolta Scorpio e tutti raccolta Lancio Story del prossimo mese, ve ne parlerò, come vi dicevo, in un altro video in cui tratta i perché e per come. È un formato che vi consiglio. Adesso che si tratta di video acquisti, perderei minuti e minuti solamente a farvi tutto il perché, il per come, cosa c'è, i motivi, i retroscene e quant'altro. Adesso vi basti sapere che per me è un importante punto di partenza. Come vi posso mostrare già in questo modo, contengono questa raccolta 4 volumi singoli di Scorpio che, come saprete, ribadisco spesso e spero la maggior parte di voi, è una rivista contenitore, è quello che viene definito il shonen, qui forse direi il seinen jump, o insomma la rivista in stile come manga, raccolgono tanti piccoli capitoli di varie opere. Lo stesso fa uno Scorpio e Lancio Story. Quindi troviamo, come potete vedere, adesso soprattutto negli ultimi anni, ma già da circa una ventina d'anni, da fine anni 90, in cui Lancio Story e Scorpio hanno cominciato a interessarsi soprattutto al mercato francese. Quindi Editoriale Aurea, ormai lo sapete, è assieme a Cosmo quelle che portano in Italia la maggior parte di fumetti provenienti d'Oltralpe. Quindi per un completista come me questo è un passaggio obbligato. Ci sono generi più disparati, western, era vittoriana, thriller, fumetti ambientati durante la guerra mondiale, di tutto e di più, come è appunto la classica tradizione francese. In mezzo a questi possiamo anche vedere ci sono degli altri, non tutti appunto a colori, guarda caso i più non a colore bianco e nero sono anche quelli italiani, o historietas ancora che vengono pubblicate o recuperate, oppure di italiani con disegnatori come Ongaro, come in questo caso. Ovviamente ci sono anche le pagine di Dago, che però io raccolgo comunque a parte e non attraverso di questi, non leggo attraverso questi. E come potete vedere, anche semplicemente alcune storie qui contenute sono, per via del disegno e anche la varietà di potenziale di storie, di cose che vengono narrate in questo stile, con questa diciamo approccio appunto tipico francese, per me ovviamente il massimo di interesse. Siccome non tutti questi appunto vengono pubblicati nei cartonati che troviamo anche in edicola, questo è il metodo per cui vi spiegherò attualmente, ho selezionato come il mio miglior modo per recuperare tutto ciò che quindi arriva in questo tramite questo editore, in questo formato. Ovviamente non è che smetto di recuperare i cartonati, questi continueranno a prescindere, però tutto ciò che non viene pubblicato in cartonati rimane qui, e quindi con questi diciamo ho la produzione completa di ciò che Eura porta e porterà ancora in Italia dalla Francia. Ok, quindi molto importante per me. Ci facciamo un video, una chiacchierata destinata a questo, così magari chi ancora non conosce il retroscena di queste pubblicazioni andiamo nel dettaglio. Bene, da qualcosa di particolare invece torniamo con Samuel Stern su qualcosa di più rutinario per me. Insomma, qui siamo al numero 50 e amici miei, numero 50, come ho detto, io sto recuperando, ho qui l'annata, la terza annata, quella che arriva fino al numero 24-36, quindi finita a novembre scorso la quarta annata, io credo che è giunto il momento con questo 50 di arrivare in stand by. Ora recupererò anche queste letture che arrivano dopo questa annata, farò la successiva includendo queste che arrivano al 50 e mi fermo perché non perché proseguendo nelle letture non abbia riscontrato un peggioramento, abbia riscontrato, non tanto per queste cose qui, semplicemente proseguendo l'altalenanza di storie, diciamo, esterne e un continuo e a volte anche un pendere effettivamente verso la parte sovrannaturale, quando parla di sovradimensioni, demoni eccetera, e perde un po' il lato che mi ha affascinato soprattutto all'inizio, ovvero quello della lettura dei demoni come un qualcosa che nasce attraverso appunto i traumi,
la psicologia, gli umani stessi, nasce dentro di loro, la trasfigurazione più orrorifica poi dopo a me affascina meno, ve l'ho sempre detto. Quindi in un momento, come vedrete, in cui veramente ho un accumulo di letture clamoroso, non sto dicendo mi ha deluso in questo momento, tirerò le fila quando avrò finito di leggere anche arrivato fino a questo 50, e quando ci sarò arrivato sarà lì che deciderò se proseguirlo, se e come recuperare ciò che a quel punto mi manca, quindi ancora, non so, sarà nel frattempo arrivato al 60 per dirlo, che ne so, quindi proseguire e decidere come recuperarlo, quindi decidere se andare a tranche di recupero su, aspettando tranquillamente che escano senza avere la frutta di andare ad acquistare quello in edicola appena uscito. L'ho fatto fino a questo 50, ho voluto credere, nonostante, come vi ho sempre detto, l'horror non sia il mio genere di predilezione, però come ho detto aveva saputo convincermi per quel tipo di approccio. Altra cosa, effettivamente, anche come disegni, e qui in questo particolar modo in questo album lo noto, ci sono un'estrema altalenanza di stile e secondo me molte volte anche di qualità. Qui lo stile, ad esempio, non è tanto nelle mie corde, il tratto un pochino grosso, oserei definirlo poco fine per alcune tavole, e mi sta venendo a mancare la voce proprio la sera in cui devo fare il mega giga video, e quindi perfetto. Che dire però su questa storia con il cavallo bianco? Non so, non credo nemmeno tratti di una cosa in particolarmente in continuity rispetto ad altri, e quindi vabbè, no, come al solito non vi sto ad aggiornare sulla trama singola. Fatemi sapere voi però, ecco, se come state proseguendo, se l'avete mollato, eventualmente quando e a quale numero, se vi è sempre incuriosito ma non avete mai fatto il passo, se pensate chissà quando mai in un futuro in cui si potranno trovare i primi 30-50 numeri a cifre irrisorie, magari da qualcheduno che se ne libera, fatemelo sapere, sono curioso di capire anche quanto tra di voi ci sono ancora di lettori di esterno, un po' perché anche come con Kaya, come avete visto, c'è stato uno stop lì molto prima di un proseguimento per altre motivazioni. Tra l'altro devo ancora fare il video che mi parla e conclude un po' la mia esperienza momentanea con Kaya, anche lì si può tranquillamente riprenderle, non l'ho scartato come ho fatto con Odessa, ad esempio, che proprio per me fuori completamente dal mio canone e da quello che mi e da quanto mi piaceva. Qui mi spiacciucchiano tutti e due, ma non mi hanno convinto fino in fondo al 100% per andare a dire ok, continuiamo ad acquistare, cosa a cui invece non ho alcun minimo dubbio per quanto riguarda la saga di Dragonero, sia perché appunto la parte grafica continua a essere un fiore all'occhiello delle varie produzioni della Bonelli, sia perché da dove sono arrivato io, che sono molto indietro, ma anche da tutte le voci che continuano a parlarmene, non si vedono particolari flessioni né dopo il Ribelle, né penso per il momento nemmeno dopo questo Mondo Oscuro. Quindi, se non fantasy, un genere invece a me molto più avvezzo, non vedo perché perdere per il momento questa pubblicazione, che la premio volentieri per continuare a essere così ficcante. Ora, diciamo, prima di affrontare il resto, direi di fare una prima scorsa veloce a ciò che ho recuperato in questa pilona. Vediamo di fare spazio. Diamo quindi una prima scorsa alla pila proveniente dalla Cosmo, vediamo cosa ho acquistato. Partiamo con, questi sono recuperi, proprio come vi ho detto, parlando di fantasy, proprio delle serie fantasy Cosmo che mi intrigano particolarmente, da quando hanno portato soprattutto questa serie qui. Non questa serie nello specifico Nani, ma tutte quelle collegate, Orchi e Goblin, Nani, Elfi, Maghi, eccetera, eccetera. Quindi vi mostro semplicemente che ho dovuto recuperare numero 9 e in questo caso sono ospitati con due storie da circa 100 pagine, non sembrano minuti, brossurati, ma in realtà la fogliazione e, giusto adesso vi mostro in questo caso anche appunto le tavole, veramente è come, non dico quasi raddoppiare il tavolo Bonelli, ma poco ci manca, quindi per farvi intendere un po' di quanto sia questo contenuto. Numero 10,
E una cosa che ha reso ulteriormente ficcante, lo vedremo nell'approfondimento che farò dedicato a questo video acquisti specifico, hanno voluto rendere per un appassionato di queste cose qui ulteriormente ficcante queste serie che prima magari pur essendo ambientate all'interno dello stesso universo viaggiavano platealmente separate, gli hanno voluto dare, prendere ispirazione, forse visto anche il successo, dal modus all'americana, quindi incrociare un po' tutte queste serie e quindi fare una serie di raccoglitore che sarà una sorta di evento, no? Come ci sono gli eventi della Marvel nella DC, le crisi per la DC, i vari scontri, le guerre molto spesso insomma nella Marvel, e anche qui ci saranno le guerre di Arran, che sarà una serie singola ma che in un qualche modo coinvolgerà anche i numeri di alcune di queste serie, perché ci sarà una sorta di, come ho scritto qua, Road to Guerre di Arran, o addirittura prequel alle guerre di Arran. Ora, sono leggibili senza stare dietro tutte queste continue, queste cose? Sì, assolutamente. Continuo ad esserlo, è semplicemente quella sorta di gimmick, quella sorta di congegno narrativo incastroso, ancora più interessante per chi appunto si appassiona in questo modo e in modo un po' anche completistico alle varie serie. In questo caso poi i numeri contenuti sono 3, infatti le pagine sono quasi 200, circa 190, per un costo che in questo caso arriva a 22,90, laddove gli altri brossurati erano sui 16,90. Quindi in un qualche modo ulteriormente più convenienti, io consiglierei sempre di avere le tre brossurati da tre storie tutte collegate assieme piuttosto che due. Più il brossurato è ciccioso, senza esagerare magari, e più si risparmia e più sono contento. Su Elfi dovevo recuperare uno che mi era mancato precedentemente, il numero 9, che alla scorsa Lucca era mancante, quindi recuperato, e poi gli ultimi, il 14, il 15, di questi ribadisco la sfogliata, le tavole gliela diamo in occasione, anche qui Road to Guerre di Arran e prequel, anche qui la sfogliata gliela diamo in occasione del video dedicato al recupero Lucca di Cosmo. Fine, anzi quasi fine, 3 anche di Orchi e Goblin, 9, 10, e più o meno sono quello che possiamo definire le uscite più o meno nell'arco di un anno, quindi il recupero, adesso qualcosa in più perché appunto devo recuperare qualcosa più indietro, ma più o meno nell'arco di un anno questi sono i 4, 3 o 4 uscite per serie. Secondo me anche in questo caso non è road o prequel, ma come vedete questo numero di Orchi e Goblin fa proprio parte di Le Guerre di Arran, quindi oltre ai volumi specifici sulle guerre di Arran ci sono anche proprio quelli contenenti questi volumi, quindi anche qui vedete Maghi, Le Guerre di Arran. Addirittura in questo Maghi c'è, vedo proprio, lo dice qua, nota per i lettori, gli eventi narrati in questa storia si svolgono diversi mesi dopo quelli narrati nell'altro volume. Insomma, tra l'altro nei volumi delle guerre di Arran proprio, credo all'interno, dovrebbe essere contenuto anche appunto leggi prima questo, poi quell'altro, poi questo, poi quell'altro, se vuoi seguire tutta la continuity. Ma io già lo faccio anche senza che ci sia sul loro schemino, ma se c'è è più comodo ovviamente da consultare. Torniamo a ciò che abbiamo preso nel dettaglio questo mese, ed è appunto un cartonato di Aurea Comics. Mounier ci propone box con primo, che è Resurrezione, di questa saga che non mi ricordo sinceramente di quanti sia, se di 3 o di 5 albi cartonati. Di cosa parla questa saga qui? Siamo nel 2001, quindi tra pochi mesi succederà quello che segnerà per sempre il mondo con l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, ma ci sono già le differenze, le contraddizioni, e quindi c'è qui un alternarsi tra il mondo, ad esempio in Afghanistan, dove c'è un uomo come Hamid Jabul che si trova perso in mezzo tra i talebani e i miliziani Massoud, perché
cosa doveva fare? Doveva semplicemente rifornire due sorelle troppo testarde per lasciare il loro villaggio. Oppure dall'altra parte del pianeta, appunto, negli Stati Uniti, c'è Erika che fa la spogliarellista, il Sunny Dancer, e che si è inventato appunto questo personaggio della squaw, hot squaw, quindi la lap dancer indiana. Pare che in un bosco abbia avuto una strana allucinazione, e bisogna capire come tutti questi intrighi politici, questi personaggi, in qualche modo questo classico polar thriller andrà ad intrecciarsi. Non conosco molto di più. Come potete vedere, i disegni ne ho visti sicuramente di migliori, ma forse anche, come dico, questo mix di stampa e colorazione, ma anche effettivamente certi disegni, certe espressioni non sono fortunatissime. Ovviamente se vi piace il tratto alla francese, comunque lo ricarica da vicino. Questa colorazione mi lascia un attimo un po' più interdetto, si nota più in alcune pagine che in altre, ma nella media poteva essere un po' migliore tra le decine e decine di polar thriller che escono. Ecco, vi dico anche questo, vorrei fare un video, appena avrò il tempo, ma veramente mi si stanno accumulando troppi video, troppe cose che voglio fare, tra l'altro vedrete, ne parleremo prossimamente anche in qualche diretta, in cui chiacchierò con voi direttamente. Voglio fare un video in cui prendo il calendario delle uscite di tutto ciò che esce in Francia, una sorta di anteprima sul materiale francese che esce da loro, ovviamente selezionando, non mostrandovi tutto, ma selezionando le cose migliori, e già solo con le migliori farvi vedere quanto ammontare mensilmente di cose interessanti, potenzialmente molto interessanti, escono là, che purtroppo da noi ne vediamo, come vedete in questo caso, solamente delle briciole veramente paragonate a tutto ciò che è la loro produzione. Mamma mia! Proseguiamo e torniamo con altri classici. Prosegue ancora Storia del West 58, ce lo dovremo vedere ancora per un bel po' di mesi. Qua siamo con palcoscenico l'Oklahoma, ma al solito prosegue la storia e la narrazione dei personaggi che insomma crescono anche un po' durante questa epopea e si attornano degli eventi, come avete visto ormai, di ciò che accadeva al contempo nel West. Non vi sto a descrivere molto altro perché, a parte la sfogliata, seguiamo l'aggiornamento con appunto i video periodici. Così vale per Dagon, numero 97 dei monografici, contenente Il Signore dei Cani, con un tratto un poco più ispirato, a mio avviso, e La Leggenda della Montagna, che invece mi sembra tratteggiato un po' più rozzamente. Vabbè, comunque anche qui zero sinossi, come sapete, quindi non vi do aggiornamenti particolari, vi mostro solamente cosa contiene l'uscita. Interessante invece fare un altro passaggio su questo prima di passare a quello, e qui abbiamo una serie di cose curiose. Vi invito veramente a seguire quello che sarà l'approfondimento su questo qui, che insomma ne andiamo a sfogliare e approfondire un attimo, e ci sarà La Spada di Hoc. Questa è una pubblicazione davvero curiosa, come vedete, se vogliamo ancora in un certo senso fantasy o medievaleggiante o fantasy, ma più che altro insomma fantasy, che contiene una storia che ho deciso di acquistare ovviamente quasi unicamente, principalmente perché Gartemi stroneggia in cima. È una questione particolare, questo è una sorta di seguito di quello che è stato il film, da noi relativamente famoso, non molto, neanche più di tanto, diversi anni fa, ormai diversi anni e decadi fa, e quindi semplicemente mi interessa perché lo ha interpretato Garth Ennis, e quindi la curiosità era massima di vedere come si è destreggiato Garth su un'opera di questo genere qui. Comunque, per la mia enciclopedia di Garth Ennis, abbastanza completistica, diciamo così, questo cioè, si acquistava anche solamente perché c'è scritto il nome, ma mi saprò dire perché comunque sono curioso. Sempre rimanendo in ambito di questi acquisti americano, una delle produzioni americane che mi ha interessato, intrigato di questa Cosmo è andare a prendere e quindi spolverare per noi una opera di
Franzetta, questo Death Deer, una sorta di interpretazione di Conan il Barbaro un po' più oscura, con questo elmo che gli nasconde costantemente la faccia, mi ha subito intrigato. E quindi dovrebbe già essere uscito il numero 2, non so ancora se lo recupererò man mano quest'anno oppure attendere di nuovo l'appuntamento di Lucca, ma comunque andremo a vedere. Sarà da capire però se si baserà tutto sul semplice, tra virgolette, fascino cupo e devastante del protagonista, oppure se anche le storie sapranno altrettanto intrigare approfonditamente. Infine, sempre per quanto riguarda la parte americana, questo tomo bello cartonato, sorta di, non saprete neanche se finire la graphic novel, no, non è proprio la graphic novel, è una series novel, o una graphic series, non so come l'ho detto chiamare, perché è una di quelle classiche serie da tipo 12 spillati, qui raccolta, questo That Texas Blood, questa sorta di thriller moderno, di cui ho sentito parlare particolarmente bene, e ho deciso di acquistarlo appunto nonostante i disegni non fossero prettamente nel mio stile, però da come ne sento parlare mi ha intrigato, e quindi all'interno del nostro mega acquisto scontato a Lucca ho voluto includere anche questo. Torniamo, come vi dicevo, alle pubblicazioni che mi ha recuperato questo mese. Cosa ci porta la Cosmo? Torniamo a parlare ancora quindi di pubblicazioni francesi e torniamo a parlare di una produzione della serie blu, Wunderwaffen, serie ucronica che tratta di questa situazione in cui appunto si pensa che nella seconda guerra mondiale in realtà non siano andate le cose come tutti conosciamo, ma che i tedeschi fossero riusciti in un qualche modo a far andare le cose diversamente. Come vedete qui, con questa serie che è a sua volta una sorta di spin-off di Wunderwaffen, La guerra degli Zeppelin, questo è il secondo capitolo, quindi in continuity con quello precedente, non so quanto siano leggibili singolarmente, comunque c'è la sinossi appena accennata all'inizio di questa, con l'editoriale. Qui, rispetto alla serie principale, questo spin-off mi intriga un filo meno, perché iniziano a comparire esplicitamente tanti draghi, tutte queste altre cose qua, e perde un po' del fascino che rimaneva un po' più attaccato al realismo precedente. Però, sempre pronti qui a essere stupiti, magari anche in positivo, non si sa mai, e quindi attendiamola di andare a leggere anche questo. Poi vedo che nel prossimo c'è una missione segreta, quindi si concluderà questo Guerra degli Zeppelin, si va a missioni segrete, magari si torna a quel tipo di approccio lì. Come quindi avete notato, voi che magari la seguivate, la serie blu si è fermata con la serie delle battaglie navali, ma mi sono informato, appunto non si ferma lì, non si è fermata, semplicemente gli editori hanno deciso di far accumulare un certo tot di materiale ulteriormente tra quello pubblicato già in Francia, a farne accumulare un altro po' per poter tornare a pubblicare le altre avventure, come detto, già appunto, pubblicate in Francia. Battaglia navale abbiamo detto, parliamo quindi di un'altra produzione che mi ha influenzato molto recentemente, perché allora Barbarossa, proprio questo Barbarossa, questo qui, questa storia, che cosa sono? Le nuove avventure di Barbarossa. Non ve lo sto a mostrare adesso, lo approfondiremo. Sappiate che semplicemente l'ho acquistato e sono molto contento che anche questa serie sia ripartita adesso, nei giorni, nei tempi moderni, in questi ultimi anni. E in Francia sono già arrivati al terzo volume. E perché praticamente riprende le storie Barbarossa di un classico francese che è cominciato la sua narrazione negli anni 60 fino ad arrivare agli anni 90, forse anche toccare 2000, prima di stopparsi e poi riprendere negli ultimissimi anni. Questo è un motivo per cui, oltre a questo, sono andato a recuperarmi anche gli integrali che ha pubblicato Nona Arte, purtroppo non così 100% integrali, perché qualche albo
non è stato portato, non so se perché non era già stato pubblicato ai tempi in Italia, non ho seguito bene, però peccato che non sia proprio al 100% integrale per un purista del completismo. Però devo anche dire che rispetto ad altre serie come Back Danny, Michelle Vallante, eccetera, in cui mi sarebbe dispiaciuto enormemente, qui comunque lo trovo accettabile per il livello anche di interesse in cui mi ispira questa serie. Ne parleremo più approfonditamente già nel video dedicato a questi acquisti, ma anche in generale quando parleremo di magari le prime recensioni appunto delle storie degli integrali che vi porterò. Nonostante la caramella, attacchiamo. Poi due pubblicazioni dedicate a un altro ultra classico tra i più famosi della narrazione datata dei francesi, che sono appunto quelle dedicate alle avventure di Blake e Mortimer, serie che ho imparato ad amare appunto grazie al recupero fatto della serie di avventura, Corana di avventura, quella un po' più datata della Gazzetta, e che continuano a uscire dei nuovi capitoli che escono appunto incartonato da parte di Alessandro Editore, e continuo quindi ad acquistare. In attesa di parlare, dico solo che qui questo è il nuovo capitolo vero e proprio della serie regolare. Potete vedere, questi sono i numeri portati qui. Tra l'altro ho visto che a febbraio verrà reso disponibile di nuovo questo Il segreto dell'Espadon, quindi c'è una sorta di ristampe, credo, riparte in stampe incartonato di questi volumi qui, per chi fosse eventualmente interessato. Tra l'altro la saga dell'Espadon è una di quelle più intriganti, famose, e che hanno da sempre intrigato proprio di questa serie. In più c'era questo, L'arte della guerra. Sono stato un po' combattuto e vi dico che poi forse alla fine dei conti, sfogliandolo e risfogliandolo, lì per un po' me ne sono un po' pentito. Ve lo spiego meglio il perché nel video che facciamo su questi fumetti qui, perché questo non è un'avventura di Blake e Mortimer ufficiale. Cosa si intende per ufficiale? Che quelle ufficiali sono quelle proprio che continuano la serie, anche se ovviamente gli autori del tempo non ci sono più e proseguiti da altri autori, ma è quello ufficiale. Qui invece c'è un'avventura di Blake e Mortimer non considerata in serie, ma più una sorta anche qui di spin-off. Ci sono sempre loro protagonisti, ma praticamente è un'interpretazione sia come disegni che probabilmente anche come storia, approccio alternativa, e lo andremo a vedere. Torniamo sulle cose un po' più classiche. Abbiamo ovviamente Giulia, il pittore maledetto, disegni Lorenzo Bovo, che mi sembra, insomma, come al solito, mantenere i suoi standard molto buoni, un tratto molto raffinato rispetto a molti altri che presentano su Giulia. Secondo me sicuramente uno dei migliori, e quindi bene vedere che si mantengono questi standard. Qui un pittore maledetto, andiamo a vedere di che cosa si tratterà in questa storia. Se non vi sto a leggere la sinossi, sappiate che insomma c'è. Proseguiamo, facciamo un salto di nuovo qua con due serie, tre quasi, che tornano tra i fantasy francesi. Terre d'Ogon, come vedete si cambia, Terre d'Ogon 1, per ora Terre d'Ogon 2. Come vedremo, ha un approccio sempre fantasy così, ma non il fantasy più classico con elfi, maghi, goblin, eccetera, più con creature, animali, creature un po' animali antropomorfi, indigeni, mistici, maya, un po' robe un po' con queste sfumature qui, leggermente diverso rispetto a quello più canonico. Poi cosa c'è? C'è questo interessante, I Maestri Inquisitori, presi tutti all together, ben nove albi, che invece sono sì più classici come setting fantasy, medioevo, orchi, goblin, cose di questo genere qui, ma sembra essere, da come anche mi dà conferma l'amico Iaio, una serie più che non il classico elfi, maghi, non so, le tipiche disavventure, tipici viaggi, le compagnie, eccetera,
Qui sembra più esserci un approccio, non dico da thriller, ma insomma con degli intrighi, con dei, delle investigazioni, ecco, vedete, è il numero 3, e quindi anche qui sicuramente ci sarà la giusta componente di azione di fantasy, ma ecco, un po' più con una lurda, come ha detto e confermato Iaio, anche inquisitori, quindi appunto magari un po' più di lore diversificata dietro a queste storie. Ecco qua il numero 8, parecchie, e per ora il numero 9. Poi, sempre invece credo all'interno dello stesso universo di Maestri Inquisitori, i Maestri Assassini, e chissà che, così come è successo con Alfi, Nani, bla 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 bla, non accada anche qui, e queste diverse serie, questo è il primo numero di Maestri Assassini, chissà che quindi non si vada a creare una continuity intricata e si vada a creare anche qui degli eventi e quindi intrecciare ulteriormente le trame. Torniamo su quelle più del mese, e abbiamo l'altro cartonato, questa volta gli integrali BD, con Ghost Kid. Questo è un one shot, quindi tutta qui la storia. Inverno 1895, un vecchio cowboy intraprende un lungo viaggio. Alla ricerca della figlia sconosciuta, al suo fianco un apache, un ragazzo fantasma che crede essere l'unico a vedere puntini puntini. Quindi parla questo fumetto di Old Spur Ambrosius Morgan, è un vecchio vaccaro del Montana che nonostante i reumatismi e gli acciacchi continua a lavorare di ranch in ranch senza trovare una vera pace. Un giorno però una lettera della donna che amava anni prima gli rivela che è il padre di una ragazza che è scomparsa dopo essere partita per l'Arizona. E allora cosa fa il vecchio cowboy? Decide di andare alla ricerca di questa sconosciuta, ignorando se tornerà da questa spedizione che lo porterà su vecchi e nuovi sentieri. Come vediamo, lo stile qui è decisamente particolare, una linea raffinata ma al contempo acquarellata, non proprio linea ultra definita, linea chiara ultra definita, quindi un francese un po' particolare. Però uno stile che si fa apprezzabile, soprattutto in alcune tavole, in altre c'è anche un po' di altalenanza, devo dirlo, sia dal punto di vista della colorazione che dell'attenzione al disegno. La prima parte in generale mi è sembrata molto più piacevole, poi ribadisco, tornano altre tavole come queste che vabbè, ti lasciano un po' più senza parole, quindi c'è alternanza, però è intrigante. Una storia, un one shot, ci sta. Ecco, magari come è successo in altri video poi sotto, o magari mi contattate e mi dite: ah, ma questo qui dove lo posso trovare? Che magari in edicola non è più, è già esaurito. Sapete, anche queste qui sono cose mensili che poi vengono ritirate. Ecco, come ho detto in altre occasioni, di questi qui ormai vi tengo aggiornati, proprio perché so che molti di voi rispetto alla Bonelli e altre pubblicazioni non avete contezza, non seguite assiduamente le uscite di questo editore qui. Se siete interessati a essere aggiornati in tempo su quello che esce per poi andarlo a verificare in edicola e vedere se vi interessa, seguitemi su Instagram, qui sotto ovviamente il link in descrizione, perché è lì che metto tutti gli aggiornamenti. E vi faccio le sfogliate direttamente delle pagine con dei piccoli reel o magari anche solo delle immagini per dirvi: è uscito questo, se vi può essere interesse, così come prima abbiamo visto Box, il primo numero. Qui ovviamente vi porto i video riassuntivi dove magari approfondiamo e quant'altro, ma poi non c'è la tempestività che ho modo di invece portare brevemente al volo tramite Instagram. Prima di passare all'acquisto curioso e che mi ispira, sono molto curioso anch'io di andare ad investigare del mese di Cooperino, vi mostro le ultime, non per questo come si dice meno importanti, anzi, acquisti della non arte, con niente poco di meno che 1629, un cartonato bello spesso che dovrebbe contenere credo una storia completa, sì, di questa non arte, in cui parliamo ancora di pirati o comunque setting in quel momento lì. Per la sinossi e la descrizione vi invito ovviamente quindi a seguire il video dedicato. Se vi piacciono comunque dei bei disegni moderni e queste tipologie di storie come setting, come ambientazione, per me a questo bisogna dargli un'occhiata attenta.
stupisco che trattando di queste cose qui, anzi no ragazzi, non è il sole unico, addirittura è il primo. Comunque mi stupisco, dicevo, che Iaio non mi si sia gettato a capofitto come ha preso Barbarossa, magari forse ultimamente anche sta un po' attento in questo caso al budget, però secondo me per lo stile, per le cose, D'Orison merita, potrebbe essere nel suo, ma lo andremo a vedere. Ho recuperato poi i due più recenti albi che mi mancavano, il mio immancabile Buck Danny, però qui abbiamo, sebbene moderne, le storie 7 ed 8, sia Dart e Il Nido dell'Aquila. Cosa significa moderne? Che in realtà sono storie che sono ambientate senza continuity cronologica, cioè non è che il 7 presenterà eventi prima del 8 uscito successivamente, che come è nella regolare, come potete poi notare anche dalla raffigurazione della grafica, ma è le storie Buck Danny Classic, cioè produzioni moderne, autori moderni fatti in questi anni, ma ambientate negli anni del passato, in particolari avventure che magari ha avuto Buck Danny nel passato. Questa addirittura ce l'ho fanato, ce lo fanno nel prossimo video, e come vedete appunto presenta avventure decisamente più moderne rispetto a questo, Il Nido dell'Aquila. Per farvi capire, ma lo ribadirò anche di là, le cose narrate sono un po' però pur essendo classico, un pochino anche non troppo futurista nello stile, queste nuove avventure, vedete che comunque sicuramente a livello grafico sono decisamente aggiornate, un tratto molto più moderno. Non moderno come però invece le nuove avventure appunto moderne vere e proprie del vero e proprio Buck Danny della serie che prosegue, arrivate con questo Il Patto al ben 58esimo volume uscito, giusto per farvi rendere conto, qui proprio tratto veramente moderno anche come caratterizzazione dei personaggi, stile e utilizzo, guardate qua, gli espedienti grafici. Questa è una delle mie, sapete, preferite in assoluto, e ci siamo messi in pari. Così come una delle mie preferite in assoluto, ed è stata una questione gloriosa il fatto che una arte editoriale Cosmo, insomma, abbia deciso di dedicarsi e, laddove Panini stentava e mancava, prendere in mano e portarci la continuazione delle storie di 13. Si era fermata alla 24, o forse anche ho fatto questo già, questo Panini, non mi ricordo, 25, ma credo alla 24, e quindi prosegue con questo 25. E prosegue che in realtà questo è un numero particolare, si chiama appunto The History, perché come vedete, più che essere un vero e proprio fumetto, è più che altro una sorta di compendio, una sorta di approfondimento narrato, scritto con anche delle pagine sì di fumetto, ma molto particolare nello stile, decisamente, come potete vedere, strano a tutti gli effetti, mentre sicuramente ecco, vedete, fatti a dossier vari personaggi che passato, presente, potranno in qualche modo centrare con quello che viene narrato quando il passato di famiglia raggiunge Jason McLean, coincidere quindi appunto con la storia narrata ai tempi moderni in cui avvengono i fatti. Con il prossimo però vedete questo, che dopo il primo ciclo, secondo ciclo, stagioni, come volete chiamare, prosegue le pubblicazioni già programmate. Ho già visto che a febbraio adesso dovrebbe uscire, ritardi permettendo, questo il seguito, quindi il 26, che è 2132 metri. Altra pubblicazione francese, questa un po' più variegata, questo ammetto che dovete essere un po' appassionati di aerei, così come Michel Vallant, di macchine, eccetera, per seguirli. Questo secondo me ovviamente è un thriller molto più a larga scala. Infine, copiosa e doverosa, da tempo l'avevo inseguita, un recupero iniziato l'anno scorso, dopo aver visto che c'erano state le pubblicazioni di ciò che mancava, completato quest'anno, di appunto Matteo, opera di Jean-Pierre Gibras, che
era difficile recuperare prima nel vecchio formato, ora ristampati, appunto cominciati l'anno scorso dal numero, particolarmente il numero 2 mi sembra fosse introvabile, e quindi l'anno scorso ho preso l'1 e il 2 e ho finito quest'anno prendendo appunto il 3, il 4, il 5, questi bei cartonati, e il 6, per questa che è una storia che veramente è cult, potrei definirla in Francia, anche per via della sua dell'arte di Gibra, che anche in questo caso probabilmente a livello di storia appunto con una, si dipana in tutti questi volumi e quindi abbraccerà un arco narrativo abbastanza ampio. Non vi dico di più, anche qui lo sfogliamo meglio nel video dedicato. Siamo giunti ormai alla fine, manca solo questo recupero che tratta, ho già sboxato perché dovevo dare il feedback su Vinted, sì, perché questo è stato acquistato su Vinted, una di quelle cose che trovi a poco costo e che ti costringe ad andare quindi al benzinaro come punto di recupero. Di cosa sto parlando? Di questo, Arcadia, numero prodotto da Edizioni BD, Comics, uscito qualche tempo fa, parliamo di 2017. E perché? Cos'è che mi ha affascinato particolarmente? Mi ha affascinato particolarmente di questo albo, sentirne parlare e sentirne la sinossi. Sentite qui, il 99% dell'umanità sta per essere spazzata via da una violenta pandemia. 2017. L'unica soluzione è salvare miliardi di menti umane nella più straordinaria realtà virtuale mai realizzata. Arcadia, appunto, dove tutto è possibile, per chi può permetterselo, ovviamente. Fuori da questo paradiso, poche persone in carne e ossa continuano a lottare per mantenere in funzione Arcadia, dove vivono anche le loro famiglie, nella speranza che gli umani virtuali nel frattempo scoprano una cura. Ma quando questa possibilità si fa più remota, la tensione tra i due mondi sale e l'annientamento reciproco è sempre più vicino. Quindi questa, se vogliamo, doppia dimensione tra virtuale e reale mi ha intrigato subito, l'idea è molto affascinante. I disegni, ammetto, l'arte è quello stile un po' americano che magari ti ci abitui bene dopo un po' di pagine, non ti dispiace anche alla fine, ma sfogliandolo sicuramente non è che immediatamente ho gridato il miracolo, in particolare anche qui altalenante tra capitoli e pagine. Però veramente la trama non mi ha fatto, cioè proprio non ho avuto neanche bisogno di una sfogliata particolare perché mi aveva talmente intrigato e ribadisco, questa 18 euro l'ho recuperato a 6 euro su Vinted, quindi per questo tipologia di volume l'esperimento altro che se ci stava, ho speso anche ben di più. Questo quindi è quanto per questo volume, non vedo l'ora di leggerlo, sono proprio curioso, fatemi sapere se voi lo conoscevate già, se ne avete già sentito parlare, se vi ha incuriosito e ciò che di tutto quello che vi ho mostrato questa sera più vi incuriosisce di più sapere, perché questo per me è una pubblicazione che diventerà immancabile, che ho deciso di intraprendere in questo modo, ci vediamo nel prossimo video che ne parla. Mi interessa qualche duna in mega fantasy qui nella pila, in qualche pubblicazione particolare americana, il primo numero 1629, le pubblicazioni periodiche Eurocomics, qualsiasi cosa fatemi sapere qui sotto come al solito nei commenti oppure attraverso la chat Telegram con cui ci teniamo maggiormente aggiornati e ne discutiamo più che attraverso i semplici ma comunque sempre molto apprezzati commenti qui sotto nei video. Ci si vede alle prossimi video, preparati perché presto pubblico anche questi altri che vi ho descritto, noi ci si vede alla prossima. Ciao da Viper.